È un'epoca straordinaria dove tutto migliora, ci sono novità assolutamente inaspettate e dunque è un piacere assistere a questi congressi perché si impara tanto e si può essere utili alla gente. Israel, Palestine, Jerusalem. From Ukraine. Switzerland. From Iran. From Paris, France. Okay. Why is it important to be here? Because Bruno, I've made the most important congress of OCT imaging in the world. I'm from Greece. From India. Nous, on vient de la Tunisie. This congress can improve our science and make us to up to date. United States, I think it's a wonderful meeting. As a first timer, I'm very impressed by medical extensive presentation as well as companies. I think it's a very good meeting scientifically and it seems socially as well. We are from Poland. I'm from Poland too. Mexico. I'm really impressed because, you know, even if you're always trying to keep out of date, like reading magazines and doing all this technology, it's better to come. I started my PhD in OCT, so it's something that's stuck to me. I am from Libya, yes, North Africa. It's very big challenges to come here, but actually with support of the Professor Bruno Lambroso, he facilitated everything. From Tunisia. All December we are here with our friend Professor Lambroso. I think one of the world leaders who is Professor Lambroso is a great organizer and great man in the field of OCT and OCT angiography and in the field of retinal imaging in general. So I'm very happy to be here. This is the largest congress regarding the technology of OCT and OCTA and also any other type of retinal imaging, from adaptive optics to microperimetries to multiple other things, ERG and everything. So I think that if there is one congress a year where you really can go and learn everything new for that year, I think that this, the Rome meeting, is indeed that is. And so it's very important for me, and that's why I feel obligated to help Professor Lambroso to every year to make sure that this meeting compiles the latest developments and the various things. OptoView has been a leading industry to introduce, manufacture and innovate the technology in the last 13 years. Siamo al 7° congresso internazionale di OCT. Quali sono le principali novità che sono emerse fin d'ora da qui? E le tecniche di immagini retiniche stanno migliorando molto rapidamente e dunque le diagnosi sono più facili, più rapide. Si è parlato molto di questo Solix. Che cos'è? È un nuovo strumento che permette di andare più profondamente nelle immagini della retina, arrivare sino alla coroide e alla sclera, ma permette anche di studiare la cornea. Il cristallino è dunque utile anche ai chirurghi, che possono utilizzare uno strumento sia per la cornea che per la retina e nell'ottico. Solix è un ex prototipo, perché è stato presentato oggi in anteprima mondiale, ed è un OCT che racchiude un'analisi del segmento anteriore e posteriore con possibilità di fotografare a colori segmento anteriore e retina. Al di là dell'intelligenza artificiale di cui è equipaggiato per il rilevamento degli strati, è uno strumento che permette la combinazione di più tecniche in uno strumento solo. Non è solo CT, è angiografo CT, è retinografo a colori e dà una serie di caratteristiche, per esempio l'ampio campo di esplorazione, l'alta velocità di acquisizione, che permettono di usarlo sempre più come un fluorangiografo tradizionale che come un OCT convenzionale. Si riduce ulteriormente l'indicazione alla fluorangiografia retinica tradizionale con mezzo di contrasto e si amplia lo spettro di azione di questa nuova tecnologia per la diagnosi delle patologie vascolari della retina. We will begin now.
the OptoView Symposium, where we will give you information about the Solix full range OCT. Quali sono le nuove frontiere di cui state parlando in questi giorni? È bellissima l'epoca che viviamo perché ci sono novità dappertutto. Per esempio i nostri strumenti OCT che prima vedevano pochi millimetri di retina, adesso possono riprendere tutta la retina con una precisione perfetta. E poi c'è l'intelligenza artificiale. E questa è una cosa recente che si applicherà in oculistica prima di ogni altra specialità medica e che permetterà agli strumenti nostri di aiutarci nella diagnosi, di far diagnosi più precisi, più precoce e ci indicherà la miglior terapia per ogni caso. L'oculista che adopererà l'intelligenza artificiale farà diagnosi molto prima e molto più precisa e curerà meglio il paziente. L'oculista che ancora non si sarà dedicato all'intelligenza artificiale sarà in ritardo e sarà sorpassato.